Signore e signori, benvenuti a tutti. Un ringraziamento doveroso come di consueto ai nostri sponsor, al gruppo Interfida e alla Banca Raiffeisen, qui ampiamente tutti e due i gruppi rappresentati. Grazie al Comune che ci ospita ancora una volta in questa bella sala, quindi un ringraziamento all'autorità comunale. Grazie anche all'assessore alla cultura che è presente qui e che quindi ci onora con il suo sostegno. Grazie evidentemente anche al sindaco che è presente con noi stasera, quindi dà sempre un tono anche importante, perché l'autorità serve anche per questo. C'è un filo che in qualche modo, purtroppo viene fuori qualcosa di autobiografico, però perdonate, che mi lega al Sole 24 Ore, o pubblicamente o privatamente. Allora, privatamente un direttore importante del Sole è stato già Mendrisio, Salvatore Carruba, che già è stato pubblicato come fatto dallo stesso Torno, quando racconterà nel libro che è uscito da Morcelliana il famoso evento Benedettini Grandi, ma comunque anche Ferruccio De Bortoli, sempre privatamente a casa, direttore del Sole 24 Ore e oggi direttore del Corriere della Sera, è venuto a Mendrisio, quindi stasera è il terzo direttore del Sole 24 Ore che viene a Mendrisio. Noi siamo legati a questa testata, devo dire più per un aspetto culturale che per il suo aspetto core business. Evidentemente è un giornale economico, lo sappiamo, ma la sorpresa che ha riservato nell'83, se non erro, alla fine del mese di dicembre, la sorpresa per tutti è che alla domenica il Sole 24 Ore ha inventato probabilmente il modo di vendere un giornale che, economico, che di domenica non è che ci possa dare chissà quali notizie fresche o riflessioni eccetera eccetera, proprio costruendo questo foglio, questo inserto di cultura, il domenicale, il famoso domenicale, o comunque l'inserto culturale della domenica. È meravigliante come in pochissimo tempo ci siano state delle tirature importanti su questo evento. Ma ancor più meravigliante è che quasi sia sembrata una corsa delle firme e degli scrittori e dei pensatori più importanti a voler scrivere o a poter scrivere sul Sole 24 Ore alla domenica. Vi cito Vittore Branca, che forse è il più grande specialista del Boccaccio, oppure Eugenio Guarin, che probabilmente non avrebbe scritto neanche sui muri, cioè, per quanto lo conosco, per quanto l'abbia conosciuto ai tempi di una collaborazione con padre Balducci a Firenze, un uomo difficilissimo e riservatissimo, e però ha scritto Ludovico Geymonat sul Sole 24 Ore, che certamente non è un economista. E poi ha scritto Dario Del Corno, scrive ancora Carlo Carena, uno dei più grandi traduttori viventi, il grande traduttore di Sant'Agostino e di Pascal, e via. Per cui quello che ci colpisce è questa pagina magica, che la domenica, ne parlavamo poco fa con un amico,
ci attrae, vogliamo averla in tutti i modi, trascuriamo tutto il resto del sole, scusa direttore, ma certamente quella pagina è fondamentale per avere ispirazione sui saggi, soprattutto sui saggi, sulle cose. Quindi pensate, quando ha cominciato a scrivere sul Sole 24 Ore una persona che ormai è nota, fin troppo nota, che oggi è cardinale, ma quando ha cominciato a scrivere era il prefetto della Biblioteca Ambrosiana, parlo di Don Gianfranco, Monsignor Gianfranco Ravasi. Oggi è un illustre cardinale, è il capo della cultura, del ministero, del dicastero della cultura a Roma, in Vaticano. E quindi è un piacere comunque poter avere stasera Roberto Napolitano. Io termino perché evidentemente Roberto Napolitano, per chi sfoglia i giornali, sapeva chi era, però non era mai comparso al mio orizzonte, ma un giorno è comparso in una maniera abbastanza simpatica. Eravamo io e Armando al Martesino a un mezzogiorno rapido, e sapete che Armando, se state con Armando sia di sera sia di giorno a cena, evidentemente dovete accettare che il telefonino squilli, insomma, in tutti i modi. Comunque quel giorno a mezzogiorno avevamo un risotto sul tavolo e squillò questo telefonino, e per la prima volta, una delle primissime volte che ho visto Armando alzarsi, Armando si alza e scompare, dice: scusa Paolo. Sì, va bene, il risotto era fumato evidentemente, e si è ripresentato dopo circa 15 minuti, il risotto non fumava più evidentemente, era molto scaduto come risotto, e testuale mi disse: ah, scusami, sai, era Roberto Napolitano, il nuovo direttore del Sole 24 Ore. Ah, dico, bene, evviva, siamo felici. Ci siamo fermati lì. E poi, subito dopo, mi sono accorto dell'arrivo di Roberto Napolitano, perché ci ha ridonato a noi lettori della Domenica del Sole 24 Ore, ci ha ridonato la gioia di avere la pagina del Foglio non a tabloid, ma come questa che il Sole regalò a Luzzi l'anno dopo della morte, le parole sono piovi. Questo è il foglio vero del Sole 24 Ore, e Roberto Napolitano ha restituito al Sole questa grande pagina. Credo che sia stata una delle sue prime decisioni e scelte operative. Quindi un grazie a Roberto Napolitano di essere qui con noi, e passo la parola a Armando Torno. Grazie all'amico Metter, che ha sempre una storia molto bella, e grazie a voi tutti per questo invito di stasera, grazie al sindaco che ci ospita nel Consiglio Comunale. Io non so se il diritto svizzero preveda l'usucapione, ma qui Roberto Napolitano e io dicevamo che potremmo tenere una conferenza alla settimana e poi per usucapione diventare cittadini svizzeri, ma quello non so se ha un valore. Certamente noi questa sera siamo qua a parlare un po' di un promemoria italiano. Prezzolini, che è stato, diciamo così, in questo accolto, in questo angolo del Canton Ticino, era in via Motta Lugano, ma ogni tanto appunto girava qui, diceva, e teneva una rubrica che si chiamava Mondo sott'occhio, Italia col cannocchiale. Qui l'Italia forse si vede col cannocchiale meglio che non gli italiani che l'hanno lì davanti. Io molto semplicemente devo dire che con Roberto Napolitano ho un'amicizia ritrovata. Noi siamo stati colleghi quando io in prima persona, diciamo così, sfangavo le pagine del Sole 24 Ore, uso questo verbo che è un po' d'annunziano, lui lo applicava al re, io lo applico a queste pagine, no? Quando si rivolgeva al re per parlare del re che andava nelle trincee, diceva sfanga nel fosso, è un verbo che non esiste, ma D'Annunzio poteva permetterselo. E molto semplicemente
c'eravamo conosciuti lì, prendevamo qualche caffè al bar, poi la vita dei giornalisti è sempre un po' raminga, ci si perde. Roberto Napoletano è diventato direttore del Messaggero, appunto altri incarichi, ha diretto Collana, eccetera, e poi l'ho ritrovato al Sole 24 Ore e devo dire anche con mio immenso piacere è stato lui proprio a chiamarmi e a ricordarmi proprio quell'antica amicizia, quell'antico carattere proprio così di lavoro comune. Roberto Napoletano è stato l'autore di una delle più grandi rivoluzioni del Sole 24 Ore. Io ricordavo prima Paolo Andrea Menzel, praticamente lui è arrivato dopo delle direzioni praticamente sulle quali non mettiamo o diciamo altro, ma che ad esempio avevano cominciato a puntare sul tabloid, su determinati elementi nuovi, che Roberto Napoletano ha fatto la cosa più semplice del mondo, è tornato a rifare il Sole 24 Ore che era amato, conosciuto, cercato da tutti. E in particolare il domenicale, il 24 Ore della Domenica, l'ha riportato nell'antico formato, ha fatto di nuovo le prime pagine importanti come quelle che uscivano e ha semplicemente affermato che il futuro ha un cuore antico, se non si guarda indietro non riusciamo ad andare avanti. Ma questo è anche un po', diciamo così, il leitmotiv, il cuore del suo libro. Il suo libro come nasce? Roberto Napoletano arriva al Sole 24 Ore e io posso anche fare una piccola rivelazione, in questa sede tanto sono in Svizzera, quindi nessuno mi può accusare di... Roberto Napoletano tiene una rubrica in prima parte, non perché lui volesse tenerla, ma per un semplice motivo, che aspettava altri che gli dicessero sì, rifà subito la prima pagina così com'era, porta il Cardinal Rasi anche in prima pagina, ottiene un piccolo pezzo da Andrea Camilleri, che tutti vedete, poi è tra l'altro un pezzo che durerà un anno, poi può essere che la cosa si rinnovi, e poi c'è il grande paginone, e allora la rubrica in basso decide di tenerla lui, ma decide di tenerla per qualche mese. Poi queste cose, di solito quando si progettano, si la tengo per 3 mesi, poi si rimane il prigioniero della rubrica, la persona che ci ha promesso magari non mantiene la promessa, oppure rinvia di 1 mese, di 2, di 3 e non arriva, e Roberto Napoletano è diventato, praticamente con questo suo intervento, questo memorandum che appunto tiene nella prima pagina ogni domenica del Sole, è diventato un osservatore di tutti i costumi economici e anche non economici italiani e ha avuto a disposizione un anno cruciale di osservazione, l'anno nel quale l'Europa è entrata in una profonda crisi economica, l'Italia ha cambiato pelle perché lui sostanzialmente ha cominciato a prendere la rubrica nei giorni di cambio di governo, il suo famoso titolo che è stato anche premiato, tra l'altro erano dati dei premi a Roma, poi magari ne parlerà lui stesso, fate presto, quel famoso fate presto, poi lui stesso lo potrà spiegare, e questo appuntamento domenicale è diventato per Memoria Italiana, ovviamente con tutti gli accorgimenti di una raccolta, pubblicato da Rizzoli, da Burdi Rizzoli, è un libro che non soltanto sta andando molto bene, adesso io penso che siano già state fatte alcune edizioni, siamo alla terza edizione, ma io ho avuto anche l'onore, la fortuna e il piacere di presentarlo con lui in televisione, sono stato coinvolto da Marzullo una sera e appunto c'era un parterre notevole e tutti hanno trovato la preziosità di queste pagine, perché poi la rubrica settimanale molte volte si legge e colpisce, poi quella dopo colpisce magari per un altro motivo, la terza colpisce ancora, ma quando si riuniscono e si mettono in ordine, se il criterio che ha guidato la scrittura della rubrica è stato quello di una partecipazione, di un confronto, di una costruzione, è stato qualcosa di attivo, ecco che immediatamente il libro che disegna una realtà italiana diventa anche un'analisi, diventa anche una proposta, diventa anche una denuncia. E allora ecco una galleria di figure che sono servite a modello dell'Italia, ma non soltanto, sono figure di scuola europea, quando noi parliamo di un De Gasperi, di un Vanoni, di persone che in qualche modo avevano un senso dello Stato in confronto a magari figure che il senso dello Stato forse non l'avevano. E allo stesso modo parliamo di figure che in qualche modo hanno avuto anche un ruolo culturale importante per la ricostruzione d'Italia. La Svizzera che ha sempre appunto avuto a caro
mondo italiano, e c'è sempre stato questo scambio. È chiaro che la Svizzera ha sofferto anch'essa della guerra, e la Svizzera ha avuto, diciamo così, tanti scambi con l'Italia, ma soprattutto è stata una grande interlocutrice del periodo fecondo dell'Italia, di quegli anni 60 e 70, che molte volte sono popolate da persone che viene a riprendere il cui esempio morale è bene seguire. E allora questo promemoria italiano praticamente mette in evidenza quello che in fondo si è dimenticato. Oggi l'arte della dimenticanza è molto diffusa, quello che dobbiamo a un certo punto sapere per ricominciare è quello che si può effettivamente fare. E allora ecco che in questo primo, diciamo così, incontro svizzero di Roberto Napolitano, perché sono convinto che qualcun altro lo invita, perché io ho avuto, non glielo ho ancora detto, ma una telefonata da Locarno, che anche lì volevano, e ho detto no, e non glielo ho detto perché poi magari succede un po' la faccenda, dice no, magari scegliamo una cosa svizzera, ho detto no, abbiamo prima Mendrisio, altrimenti poi il sindaco, tutti mi sgridano, eccetera, così. E allora ecco che questa sera è arrivato qui proprio per parlare un po' di questa sua avventura, di questo suo rinnovamento del sole, ma anche di questo suo, diciamo così, nuovo corso del Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore, lui non lo dirà magari, ma è stato studiato da università americane per l'aumento di copie che ha avuto, ed è stato l'unico giornale che in questo momento in Italia ha praticamente creato un'inversione di tendenza e ha portato di nuovo i conti verso il più. Poi i problemi che ci sono nei gruppi editoriali sono immensi, i problemi che oggi vivono le case editrici e tutto quello che si occupa di carta stampata sono immensi, però mettere un segno più, vi posso garantire che ci sono poche realtà al mondo che lo possono e lo sanno fare. Ecco, Roberto Napolitano è stato l'artefice proprio di questa inversione, e ripeto, non c'è trucco, non c'è inganno, c'era soltanto questo principio sanissimo: il futuro ha un cuore antico, ecco i nostri grandi riferimenti, ecco i nostri grandi esempi, ecco le cose da fare. E con queste persone, con questi valori, con queste presenze, si può dialogare con la Svizzera, con la Francia, con l'Europa, con il mondo, si può andare a testa alta. Questo libro è la testimonianza quindi di una passione civile e allo stesso tempo di un impegno giornalistico, di un impegno che è anche per molti aspetti politico, ed è anche il motivo del nostro incontro. Allora, siccome io posso cominciare con una domanda, poi lascio le facoltà all'amico direttore di prolungare la risposta, oppure, ma se si interrompe, io lo infazzerò di nuovo. Ecco, io comincio proprio a porgere a lui la prima domanda, ed è un po' di raccontarci questa vicenda, come è nata anche da un suo punto di vista, e ho rivelato alcuni aspetti di questo momento della domenica, che poi diventa promemoria italiano, e le situazioni, le persone che ha incontrato, le sollecitazioni che ha avuto, che vanno da quelle del presidente Napolitano in questo caso ad altri ministri, eccetera, questo cursus insomma che sta durando da un anno e che effettivamente merita tutta l'attenzione in questo libro. Direttore, a te la parola. Grazie di tutto, sono molto contento di essere qui, voglio semplicemente, si sente, sempre, diciamo anche così semplicemente, molto più semplicemente tutto, questo memorandum è nato perché Giuliano Simi aveva promesso di fare qualcosa, l'hanno fatto anche presente alla FIEG, e quindi ci sono presenza all'altra, c'è presenza alla FIEG, non riesco a scrivere. Un po' più vicino. E così mi già proprio tirato adesso e dice che non ce la faceva, e quindi io ho cominciato, sono inventato questa rubrica in cui aveva semplicemente una mission, cioè guardare, vivere i giorni di oggi, sono giorni utili per l'Italia, e con gli occhi e il cuore rivolti al passato, gli occhi e il cuore rivolti al passato per rivivere soprattutto una stagione che è la stagione dell'unico vero grande miracolo economico italiano, che è la stagione del dopoguerra, una stagione fatta di uomini importanti che molti hanno dimenticato, ma fatto anche di uomini mai noti che hanno costruito l'Italia, ricostruito l'Italia, e che hanno posto le basi di quella che è oggi l'Italia. Devo dirvi che adesso pensavo mi è venuto in mente, l'altra settimana sono andato con la Uber in via Torano e mezzo con Renzi,
e appunto la Rube guardava, diceva, qui citi molti politici del passato, molti uomini importanti del passato, a quale di questi apposteresti Renzi? Io te lo dico un po' in difficoltà, perché Dossetti, Sturzo, Legato, qualche barazzo, allora dice, non è facile, però dice, cioè, per me ti fa una domanda a Renzi, così dico, che cosa le dice Menichella? E io ho risposto, detto così, non mi dice niente, però che la siamo messi male, sì, perché se a Firenze Menichella, che diciamo è stato un governatore della Banca d'Italia, e mentre lui era governatore la lira vinse l'Oscar mondiale della moneta, la lira come moneta stabile, moneta forte, e non signore, ha detto signore, ha fatto università a Firenze, e nello stesso letto dormivano due fratelli, testa di uno vicino ai piedi e l'altra viceversa, perché il padre poteva pagare un letto nel collegio. Questo signore che è nato a Biccari, provincia di Foggia, è un uomo del fare, dimenticato da tutti, quindi che non si sa chi è, cioè uno che vuole governare questo paese, cioè Renzi, che anche popolare è seguito, ha detto davanti a tutti, alla Rube, cioè, non mi dice niente. E questo, perciò c'è qualcosa che noi dobbiamo sapere chi siamo, perché diventa un problema. Cioè. E questo, perciò mi piace partire adesso proprio questa conversazione da Menichella, perché è un uomo veramente particolare, cioè quando hanno preso i primi 100 milioni di dollari per l'Italia, negli anni, quando Luigi Lamberto è sceso, ha attraversato la strada, ha firmato, è tornato in albergo ed è partito. Mi ricordo benissimo quando poi un altro uomo del fare, che poi tra l'altro questo viene ricordato anche in Svizzera perché nessuno lo sa, ma ci sono stati uomini del nord come De Gasperi, che era trentino, saraceno, mezzo sicuro, mezzo da piedivese, che hanno creduto nella ricostruzione di questo paese e hanno investito, hanno detto che era strategico ricostruire il Mezzogiorno d'Italia e quindi inventarono la prima, la cassa per il Mezzogiorno. Anche lì, se Menichella diceva a Campiglia, De Gasperi, aveva qualche dubbio, diceva ma come la chiamiamo? Cassa, diceva, cassa, sta di bottega, diceva De Gasperi, sì, ho capito, ma non è niente, quello sviluppo l'hanno avuto già da, devono capire che ci sono i soldi, ci sono i denari veri, si devono impegnare. Allora, quando ti ho raccontato un po' gli aneddoti che poi ci sono nel libro, ma sono tutte cose vere, non è che sono cose inventate, quando, e nessuno lo sa, questo, cioè questa famosa cassa che giorno quando parlo io, una cassa fatta da 300 persone, non c'è niente a che vedere con le guberie dopo, c'era una roba di 300 persone, 290 ingegneri, portò l'acqua e sedere, la gente si lavava le ruscelli, fece quelle opere idriche che permettono oggi ai napoletani di avere l'acqua in casa, nonostante anni e anni di disamministrazione, decenni, un elettro, diciamo, le due Italie, e l'unico modo a cui sono unite cioè le strade, le ferrovie, Cavour disse che abbiamo fatto, mi ricordare con la ferrovia, ma non c'era Napoli Bari ancora più non c'è. E da Reggio Calabria si può risalire a nuoto, penso, cioè, a piedi perché non ci sono mezzi moderni di collegamento. E parlando con questo, con pescatore, il pescatore stava trattando con Banchiere d'Amore, perché un prestito per cui, che ebbe, con cui raddoppiava il prestito Marshall. Cioè, nessuno sa che la Cassa Bisogno con i suoi progetti, progetti di opere produttive, cioè, riuscì ad attrarre una quantità di capitali esteri che permise di raddoppiare il prestito Marshall. Menichella, guardando il pescatore, canticchiava, oi marito, marito, quanto sono ho perso per te, quanto sono perso per te. Ma sempre parlando con il pescatore disse una cosa molto importante che a me hanno sempre, che fotografa chi erano gli uomini della stagione. Quando questa è la stagione del centrismo di Gasperiano, poi c'è il post-centrismo di Gasperiano, poi c'è il primo centro-sinistra. Questa è la fase dopo dell'Italia che arriva a produrre effetti di crescita fino alla metà degli anni 70, ma effetti di crescita duratura, lo schema Vanoni, il famoso schema Vanoni di sviluppo, fa lì tutte le previsioni, per difetto, non per eccesso.
noi avremo dei tassi di crescita superiori a quelli già molto elevati, quasi direi cinesi, che cinesi di oggi, che l'Italia di allora si diede. E lui disse, quando cominciava fino a poi il primo centrosinistra, parlando sempre con il pescatore, Menichella dice, che lui lo traduco, lui parlava mezzo Foggiano, mezzo Napoletano, ha già fatto tanta fatica per mettere da parte oro e valute buone, chi se non sa come l'hanno consumato. Non so se avete capito, ma ho fatto tanta fatica per mettere da parte buon credito la moneta, per mettere da parte l'oro, per ridare, come dire, la posizione che merita l'Italia, che si non sanno come sprecare tutto. Devo dire che questa cosa l'ho raccontata anche davanti alla Gruber, e quando sono uscito c'era un lettore che eventualmente ha memorato, riferendosi a lei, dice, mi ha scritto un messaggio, chiste non sanno niente, perché giustamente non sapeva chi era Menichella. Attenzione. In quella, allora io perché ho fatto, così come è nata la rubrica e poi come è nato il libro, è nato per ricordare a me stesso, prima di tutto, e poi agli altri, che l'Italia ha avuto uomini come De Gasperi, Cosanoni, come Menichella, il pescatore, di come Costa, come Di Vittorio, chi è Di Vittorio? Vittorio è un sindacalista dimenticato da tutti, ma come si fa a dimenticare un uomo come Di Vittorio? Vittorio era figlio di un bracciante agricolo, stavolta bracciante agricolo, ma io vorrei sono andato a recuperare il resoconto stenografico del suo discorso del 1950 alla conferenza straordinaria dei lavoratori a Genova e poi al congresso di Roma della CGIL, dove lui lancia il suo piano per il lavoro, no? Che poi ha detto benissimo che oggi gli chiede di fare le infrastrutture, non facciamo a 20 anni, chiede di fare centrali per elettriche, non riusciamo a realizzare, quindi non è che poi sia una roba. Bene, lui nel discorso a un certo punto, rivolgendosi ai lavoratori, dice guardate, una situazione talmente complicata, che noi dobbiamo batterci fino all'ultimo perché il nostro piano del lavoro diventi politica economica di questo governo e dia a tutti noi, mi convinca, una prospettiva duratura del lavoro. Se per convincere, quando 1950, dobbiamo rinunciare anche a una parte modesta dei nostri modestissimi salari come segno di attenzione in cambio di una prospettiva di duratura di lavoro, noi siamo chiamati a farlo. Pensate che cosa ha detto Di Vittorio, che è incredibile che nel resoconto stenografico, due resoconti, in uno è una Genova e una Roma, in uno c'è scritto applausi scrosciati, nell'altra parte c'è scritto applausi, applausi, applausi. Comunque scosciati e teniamo nella mente che Di Vittorio se prima e dopo con l'intervento ovviamente chiedeva al patronato di fare fino in fondo sul dovere di tirar fuori i capitali che aveva, di indebitarsi, di investire, chiedeva al governo di adottare la sua politica economica, però esprimeva una visione che rifletteva l'interesse primario che coincide, che dovrebbe coincidere una idea di politica un po' più nobile con l'interesse generale. Qual era l'interesse generale di un sindacalista che rappresenta i lavoratori che non hanno un lavoro? Quello di dare un'occupazione. Ma pensateci, adesso, se uno pensa a quel momento, non è che oggi, la situazione oggi è molto differente, però perché a me è venuto in mente di dire, con memoria italiano, guardiamo indietro, cioè quello che abbiamo dimenticato, quello che dobbiamo sapere, perché forse ricordando ciò che abbiamo dimenticato, apprendendo quello che magari non sappiamo, forse capiamo anche come affrontare la situazione di oggi o perlomeno come provarci. Io vorrei arrivare qua alla fine a raccontare perché nella diversità ci sono dei momenti di accostamento tra la situazione che vive oggi l'Italia e quella specifica situazione. Io voglio continuare a dirvi diciamo il senso questo racconto, che sono tutti racconti belli, legato a fatti abbastanza testuali, diciamo, di poter inserire, ma anche cose personali, perché come vi dicevo all'inizio, è vero che parlavo sempre di De Gasperi, no? È vero che ci sono quanti si ricordano per esempio, la lettera che De Gasperi ha scritto alla moglie in cui dice testualmente io voglio fare un politico, posso fare solo il politico,
chirurgo può fare solo il chirurgo, al massimo cambia la sala operatoria, l'ingegnere può fare solo l'ingegnere, magari cambia il politecnico, io posso fare solo il politico. Cioè, voglio dire, questo signore era quello che oggi noi chiameremo un politico di professione, ma il politico di professione può essere anche uno bravo. Cioè, perché attenzione, se no veramente, cioè, lui era un politico di professione, ma quando Dossetti viene con la Trovano, o Sturzo, quindi persone rispettabili, a un certo punto lui è il capo del governo, cominciano a scrivere, ma attenzione, ma guarda, ma tu tieni conto anche di quelli che ti segnaliamo noi, lui era capo del governo e nominava chi doveva nominare, no? Per guidare l'IRI, per dirigere una scuola di formazione, eccetera, e lui disse, rispose, diceva io, no? Allora dice, non sono io, cioè il nostro criterio deve essere la competenza, io devo rifare l'Italia. Dice, se poi questi competenti hanno anche la nostra visione della vita, la nostra visione della società, quindi hanno un comune sentire con noi, meglio, ma se non li trovo, prima di tutto, lui che era un politico di professione, diceva che ci voleva una persona competente. E questa sensibilità, no? Perché così è che diciamo, un paese ricco di secondo livello diventa in pochi anni una grande economia industriale. Perché ci sono uomini che con il loro esempio, con il loro modo di comportarsi, in un momento dove c'erano, come dire, anche un tessuto sociale disgregato, ma mai disperato, che aveva voglia di ripartire, riesce a realizzare qualcosa che evidentemente non era facile e nemmeno scontato. Eppure questi erano i criteri, cioè io ricordo sempre Batteretti citate quando a un certo punto, questa volta è Sturzo, che dice ma chi facciamo a Liri? Sento girare voci che si vogliono fare Sinigaglia o Fanfani, no? Fanfani era un cristiano. Cioè no, però qua è una. È un po'. Liri deve costruire, deve fare investimenti industriali, io non andrei su un professore, se Sinigaglia, diciamo che poi Sinigaglia si legò sul nome all'acciaio, non fece l'uno nell'altro, Sinigaglia si legò sul nome all'acciaio di Stato, fu un grande manager di Stato, però lì diciamo, l'indicazione non era quella di assumere l'amico, perché lasciamo parte, diciamo, perdere Amazzo, posso andare anche l'Amazzo dopo tanti anni, però come principio generale. L'indicazione non era quella di assumere l'amico, ma l'indicazione era di assumere chi era in grado di fare qualcosa. Questa è una stagione dimenticata. Cioè, per esempio, vedere chi costa. Costa adesso purtroppo, costa quella nave rovesciata, perché costa un impegno italiano, degli americani, per fortuna non avesse rovesciata con gli americani, però il nome italiano che gira il mondo. Però andare a vedere chi era costa. Cioè, chi costa, Angelo Costa, politico, presidente della Confindustria in quegli anni, era il capo stipito della famiglia, ma i figli, i nipoti, andavano a fare la settimana bianca. Certo, ma non dormivano in albergo. Quando prendevano il caffè, se andavano alla sala macchina, non è che erano tutti dei santi, ma voglio dire che il criterio, che il modo in cui si viveva quella stagione, era una stagione in cui si sentiva, diciamo, che si era usciti dalla guerra, che si era vissuto un momento di grande difficoltà e per cui c'era un comune sentire, intelligenza tecnica, riformismo cattolico, cultura laica, camminavano tutti insieme con un obiettivo, cioè si litigava, certo che si litigava, ma per fare meglio, non, per fare prima, per fare bene questo. E questo è stato possibile, e questo è secondo me l'altro elemento forte che io cerco di raccontare, questo sono anche un po' autobiografico che parla mio padre, di persone che ho conosciuto, si è cercato, si è riusciti secondo me in questa ora perché gli italiani in quel momento avevano una grande voglia di riscatto, una grande voglia di togliere diciamo, il ricordo della guerra, di quello che aveva preceduto la guerra, cioè avevano una voglia di come dire, di riaffermare la propria identità, ma soprattutto proprio di ripartire, che era un senso molto di cui io per esempio dico sempre che mio padre era 26,
pranzi della domenica, fondamentali, perché una delle cose che faceva molto mio padre era quello di ricordare gli anni del liceo e gli anni dell'università, che erano anni, diciamo, a cavallo della guerra, per l'unità del 26. E per esempio il solo fatto che tutti ricordasse che per andare a scuola faceva 7 km a piedi ad andare, 7 a ritorno, ma dice, alcuni miei compagni ne facevano 10, 11, 15, non era. E dice, poi io ero fortunato perché diciamo che a casa nostra il pane non è mai stato razionato, quindi non mi è mai mancato. Nel raccontarti 1000 episodi di quegli anni, tu vedevi proprio, percepivi che cosa è stata quella stagione, cioè percepivi, d'altro canto non credo che non ci sia, che sia sempre abbastanza naturale, che se durante la guerra tu, insomma, ti arriva una bomba addosso, perdi gli affetti più cari, non è che perdi il tetto di una casa, un affetto carissimo, ma perdi tua sorella, tuo fratello, cioè hai dentro qualcosa che ti spinge a rimetterti in discussione, a ripartire, a ricreare dalle ore. Questo era il senso di quella stagione. Ed è una stagione che ha determinato anche dei valori che si sono sviluppati non solo nel 45, nel 50, ma fino al 60, al 70, no, ognuno credo che abbia le sue storie. Però è venuto a trovare un mio amico, che è uno storico, un professore di Bologna, un italiano, e è entrato un po' così, un po' strappalato, mi sembra. Sono venuto qui, era venuto un giorno, diceva, ma sai, venivano delle calde arroste, e lo comprate, lo può lasciare, perché e dice, ma perché lasciare? Tanto costa come quasi sembrava all'interno di gioielleria, dice. Ma poi insomma mi sembra un clima diverso, perché quando le prendevo nelle mie saghe, diciamo in Emilia, si comprava mio padre una castagna a me, una castagna a te, e intorno a quelle castagne si parlava, cioè il figlio parlava col padre, il padre parlava con il figlio, e c'era la trasmissione di quei piccoli valori che fanno grande un paese, di quei piccoli valori che fanno grande un popolo. E al sesto contratto a tempo, se il personale non serve a niente, è sempre nel vostro. Questo dà il senso di cosa è stata una stagione, da dove dobbiamo un tantino rimettere. Per esempio, quindi lui pensava, per esempio, raccontava questa storia delle calde arroste, e a me veniva in mente cose semplicissime, tipo pane e pomodoro, che a un certo punto una volta, io sono nato a Spezia, non sono stato a Spezia fino a 16 anni, però mio padre, mia madre erano in un paese a confine, da provincia di Avellino, da Napoli, non in Pinzo. Quindi noi in questo paese andavamo una volta all'anno, diciamo, a settembre, perché andavamo a 10, portavamo finiva, mio padre andava a 10. E io mi ricordo, se, in quel momento, perché lui mi raccontava le calde arroste, mi è venuta in mente una scena proprio, diciamo, direi popolare, ma almeno bellissima, cioè di mia zia che a un certo punto stese una tovaglia bianca un giorno nella torre, prese questo piatto, tagliò questo pane nero, proprio nero, perché c'è il pane del sud, è veramente nero, ci girò questo pomodoro, lo tagliò a metà, mise un po' di sale e d'olio, cioè pane e pomodoro, mi sembrava un pranzo legale, cioè nel senso che ovviamente è come la panzanella in Toscana, cioè ognuno ha il suo, se ci pensate, però dentro questo, la manciata di noce, adesso che poi ci ho mangiato di noce, questo, siamo fermati da perché? Perché per esempio a Nova, dove poi ci siamo trasferiti dopo 15 anni, che è un paese a confine tra, ci sono molti nocelletti, si lavora molto le noci. E per esempio una cosa che mi è venuta in mente poi facendo questo libro, mettendo la testa all'indietro, cercando di scavare i ricordi, ma anche i sentimenti, che sono, diciamo, le emozioni che potrei. Io sento malissimo, io lasciai il quarto ginnasio a Spezia, quindi in piena adolescenza, sono nato e vissuto a Spezia, che è una città piccola, però la gente parla piano, non mangia, mi trovai a Nola, dove la gente mangia molto, parla forte, e io avevo perso pure la fidanzata, gli stavo veramente male, e però una mattina che non riuscivo a dormire, esco sul terrazzo e vedo questa scena di un gruppo di lavoro, cioè che c'erano un signore più anziano, c'era un meno anziano, dei giovani che abbacchiavano queste noci e raccoglievano, era un lavoro. Era divertente perché era l'alba, era un terreno che vedevo da casa mia un po' di notazione. Secondo me devo averle guardate con troppa insistenza, io perché niente sono viste osservate. A un certo punto questa signora, anche un po' così pesante, esce da questo terreno, fa un salto, arriva sulla strada asfaltata, fa 120
e inonda il mio terrazzo di noci, le tira tutte quante, ma che me le tira in faccia, non le voleva in qualche modo regalare, e io rimasi veramente colpito, e io volevo dire, no, ma non c'è bisogno, non si preoccupa, no, non è che vi dico napoletano, ma ha detto che tanto è una lingua, non avrebbe tradotto la terza volta, che è però per dire, queste sono, perché io ho voluto fare questo libro, perché? Vi porto un altro esempio, perché meno affidarsi gli esempi per capire dove siamo finiti e da dove possiamo ripartire. Un amico sempre mio padre, che lui classe 26, mio padre non c'è più, ma neppure quando c'è ancora, e l'altro giorno, un po' di tempo fa, mi raccontava, dice, ma vedi come è cambiato tutto, ma in che senso? Dice, ma vedi, per esempio, quando tu eri ragazzo, cioè i ragazzi della tua età, i nostri figli, questo è un passaggio decisivo, quelli bravi, cioè quelli che andavano bene a scuola, no? O che si impegnavano, volevano impegnarsi in politica. Se uno andava nei licei, c'erano quelli della FGC, c'erano quelli dei giovani cattolici, ma diciamo i leader erano, avevano voglia dei consigli comunali. Chi c'era dei consigli comunali? C'era il medico di famiglia, una persona stimata, una persona che va di famiglia in famiglia, e tu lo voti perché a un certo punto lo riconosci, professionista. E adesso dice i giovani migliori al massimo vogliono fare volontariato, cioè non vogliono fare la politica, perché la politica si ritiene una cosa sporca. Questo è sbagliato, non so come devo dire, cioè questo però dà l'idea di che cosa, diciamo, decenni e decenni è successo in questo paese, perché guardate, questo ci va nel libro, lo dico più da solo, ma se volete capire come veramente l'Italia ha perso sul piano economico e prima ancora sul piano civile, che è all'origine, in misura rilevante, di gran parte della sua perdita economica, competitiva e tensione anche sociale. Dovete guardare l'andamento del debito pubblico. Nel libro si racconta di Torino Maccarico, secondo il presidente delle banche, è stato l'ombra di Pertini, il quale a un certo punto va negli Stati Uniti, quello non ci siete dato, ricordo, e va negli Stati Uniti, torna, tutto così, vuole convincere con la mappa, dice bisogna abolire il valore legale del titolo di studio, basta, questa roba, devono competere le università, ragione, cioè però caro Donino, disse, buona mappa, non ti preoccupare. Ma perché no? Non ti preoccupare, perché le 4-5 misure che hanno rovinato l'Italia noi le abbiamo già prese. E sapete qual è? La prima era un secondo Ugo Lamato, che lo chiamavano Cassandra, è una Cassandra vera. Quindi la prima di queste misure erano le regioni. Cioè così come sono state concepite e così come verranno realizzate, diventeranno un moltiplicatore, un nuovo centro e un moltiplicatore di spesa clientelare e produttiva senza controllo. È esattamente quello che è accaduto dalla modifica del titolo quinto ad oggi. La pressione fiscale territoriale è aumentata di oltre 50%. Bene, però se è aumentata il territoriale sarà diminuita quella città. No, quella è aumentata del 30%. Perché? Perché? Perché in questi 10 anni non solo è raddoppiata, cioè è aumentata del 100% il costo della politica, il costo diretto della politica, cioè gli organi di gestione dei consigli regionali, eccetera, eccetera, ma quant'è? Da 400 milioni a 800, posso sbagliarci, sto citando la media, quindi può essere 4,70, 9,20, ma insomma questo è l'ordine di grandezza. Ma quello che è veramente aumentato in maniera stagnante è la spesa pubblica improduttiva delle regioni, da 100 qualche miliardo a 150 miliardi. Quindi per pagare questa spesa pubblica improduttiva devi aumentare la pressione fiscale, io ti do un, come dire, un po' di autonomia impositiva e tu vinci, poi diventa l'IMU, poi diventa, oppure ti do l'addizionale IRPEF, oppure ti metto una tassa mentre respiri, mentre ti svegli, mentre guardi per terra, ti faccio... quindi questo non va bene, cioè, la mappa aveva visto giusto. La seconda cosa che dicevano era il punto unico di contingenza, cioè il famoso patto Lamanier. Il punto unico di contingenza, il patto Lamanier. E dice, guarda, questo sarà devastante, diceva Mancano. Dice, ma perché? Semplice. Punto unico di contingenza ci portò a quasi 15 punti differenziali di inflazione della Germania.
cioè lo stipendio era costituito dallo stipendio che rifletteva un po' la funzione e dalla contingenza che rifletteva l'andamento del costo della vita. I soldi arrivavano prima che, che il costo della vita all'Italia era sempre aspetto, poi diciamoci un mutuo, noi ci compriamo una casa, sennò non potremmo manco pagare l'affitto, perché continuando con questa equazione l'affitto aumenta, almeno se ti fai un mutuo, paghi quel mutuo lì, non so se. Ma vi rendete conto di che cosa è stata quella cosa del punto di contingenza? Poi ci vuole il decreto Sabatino, poi ci vuole Amato, poi ci vuole il patto. L'unica volta che realmente la concertazione ha funzionato fu l'accordo sulla politica dei 10 anni, per luglio del 93, che smontò questo circuito vizioso, si passò all'inflazione programmata e non ci si autolimitava l'inflazione. Tenete presente che questo punto unico di contingenza, quindi è l'inflazione in tempo reale, valeva per tutti, per chi lavorava in servizio e per chi andava in pensione, ma anche per i veri pensionati, cioè per chi per 20 anni, 30 anni è andato in Italia in pensione con 12 anni di lavoro e una laurea riscattata, che ovviamente avrà avuto un secondo, un terzo lavoro. L'elemento di distorsione culturale che è insito nella creazione di tanti ministeri nuovi, che sono le regioni, quando io ero direttore del Messaggero, ricordo che una volta li perdevo, diceva questo vedevo delle ville bellissime, e dicevo, ma chi c'è? Roma è bellissima, tutti. Diceva, ma questo è l'ufficio di rappresentanza della regione Campania, bellissimo. Guarda avanti, l'ufficio di rappresentanza della regione Piemonte, l'ufficio di rappresentanza della regione Sicilia, non so, piano, sono un po' più esagerati. Quindi alla fine comunque, no, cioè una cosa passeggiata esattamente quello che aveva detto la mamma, no, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci siamo abituati per decenni a pensare che quando avevamo un problema qualcuno ce lo risolveva mettendolo sulla, come dire, sul conto della collettività. Per onestà bisogna dire, questo non c'entra la mamma, perché lui ha citato nella cosa del libro le regioni, ha citato il punto di contingenza, cioè il patto Lamagnelli, e ha citato la riforma sanitaria dell'Anselmi, e sulla sanità si può dire di tutto, ma non abbia funzionato, Flavio De Cocani, eccetera. Però una cosa va detto per memoria storica, perché questo ritardo purtroppo unisce l'Italia, cioè unisce il nord e il sud. Il primo zoccolo duro del debito pubblico italiano è in gran parte prodotto dal nord del paese, e segnatamente da una prolungata stagione, molto prolungata stagione di totale evasione fiscale. Cioè, il contributo del lavoro autonomo, inteso come piccola imprenditoria, media imprenditoria, ma anche avvocati, commercialisti, per decenni è stato pari da 1-2%, niente, faccio lo Stato. Quando fece la minimum tax, stiamo parlando del metà degli anni 70, governo di solidarietà nazionale, la fecero per portare, diciamo, un minimo di pressione fiscale, non a livello già bassissimo della Francia, dell'Inghilterra, cioè della Germania, cioè paesi più o meno omologhi al nostro, ma per colmare questo divario. Perché questo sempre, io dico, ho sempre pensato questo, che diciamo all'imprenditore del sud per farli, per avere gli incentivi. Gli incentivi non c'erano mai, arrivavano tardi, nel frattempo subivi varie pressioni, tizio di caldo che voleva qualcosa, per cui diciamo alla fine non arrivava quasi niente. Molto, soprattutto alcune giovani del nord, c'è stato un incentivo automatico, cioè se tu fai l'impresa, lavori, metti di sotto, poi parti dopo. Non dico che in assoluto sia stata una cosa, come dire, quando parte un'iniziativa, quando scommetto i capitali propri, un aiuto in questo senso può essere anche utile, però se si prolunga questa stagione diventa una cosa, come dire, che incide sull'indebitamento del paese, perché manca una voce significativa di entrata. Quindi c'è stato questo gioco duro, poi ci si è educati in questa cultura che, diciamo, se tu avevi un problema lo mettevi insieme a un altro problema e tutti i due problemi li mettevi sul conto della coerenza. Se volete fare una risata, vi dico che a metà degli anni 70 un giornale Il Mattino di Napoli, per il quale lavorava all'epoca, mi mandò negli Stati Uniti. Mi fece 3 settimane negli Stati Uniti, girai, questo aneddoto pure c'è di tutta la parte che andai a visitare l'MIT a Boston,
ricordo benissimo con la Charles, Eddie Fish, Dorbush, poi andai Chicago, Lucas, Tobin, sentì molti premi Nobel o comunque grandi economisti, che mi interessava fare un confronto dal debito pubblico italiano al debito pubblico americano, perché in quella stagione c'erano stati già dei momenti in cui anche il debito pubblico americano aveva avuto un'impennata, poi magari arrivava lei che passava le tasse, quando ripartiva il debito scendeva, noi invece saliva sempre. Adesso gli americani hanno un debito pubblico come il nostro, quindi in più hanno il debito privato forse superiore al nostro, perché la crisi che viviamo parte dagli eccessi della finanza speculativa anglosassone, gli americani in prima linea. E poi l'altra cosa che mi interessava era come mai il nord dell'America, il sud dell'America, penso il nord d'Italia, era diventato nord senza incentivi, quindi cresceva più del nord, mentre oggi comunque gli incentivi ne avevamo abbastanza, ma non crescevamo come dovevamo crescere. Faccio due, sono lungo giro, c'era l'ultima sera, sono a Washington prima di partire, e vado a un ristorante detto americano. Questo ristoratore era di Ischia, quindi sentiva un po' l'accento, insomma si è avvicinato e mi ha detto, dice, ma è napoletano, grande, no, io sto a Napoli, ma che mattino sparisce, va in cucina. Mattina lei deve andare a Rizzoli, quindi dice torna e porta il mattino sul tavolo. Ero sorpreso perché a Washington il mattino di Napoli. Beh, io vado ogni mattina alla libreria Rizzoli qui. Dice perché io capisci, devo sapere i miei, se è sparato, non si è sparato, non vuoi essere un aggiornamento di tempo reale. Poi si è seduto, ma c'è quella cosa, perché è importante quello che poi dice, perché è veramente incredibile. Cioè lui si siede e dice, ma sì, ma lei perché sta qui? No, ho fatto questa cosa, debito pubblico italiano, debito pubblico americano, dice, ma quant'è questo debito? Adesso, anche qui cito a mente, ma non credo di sbagliare, 84, quando andavo a Cile, dico, mi pare che è 1,5 miliardi di vecchie lire, adesso sono 1.900 miliardi di euro. E lui disse, sì sì, ho capito, ma c'è qualcuno che vi chiede i soldi a lei? C'è qualcuno che vi chiede i soldi indietro? No. Intanto voi vanno a prima casa, seconda casa, terza casa, prima macchina, seconda macchina, poi Torino, ringraziate alle 8 la cassa del mezzogiorno, perché andate a trovarci, cioè, questo era il senso, quindi che io avessi sentito Stanley Fish, Dorbush, Blanchard, Lucas, no, zero, tutti annullati, quello ha varato la sintesi, e, che però, diciamo, una sintesi amara, perché nel momento in cui qualcuno ci ha chiesto i soldi indietro è arrivato. Ed è presente che questo vizio di cui parla l'oste, noi non l'abbiamo mai perso. Perché quando è arrivato Maastricht, quando è arrivato il patto di stabilità, e quindi non potevamo più fare a livello centrale certe cose, cioè non potevi assumere in più, potevi assumere al Ministero dell'Agricoltura, al Ministero delle Poste, perché esploravi nel rapporto del CDP. Oppure non potevi continuare a fare quello che fecero quando abolirono la cassa del giorno in tutta io, perché Piscatore, il mitico presidente di quella prima cassa, ricordo questa inchiesta su di Montanelli, su Corriere della Sera, che diceva mi hanno mandato qui a sud per vedere come funziona questa cassa, pensavo che era una Befana, ma questo giudice, questo filippino, sembra uno svizzero, dice qui non c'è una cosa fuori posto, tutto funziona alla perfezione, non lo posso dire, mi dispiace, se ne faranno una ragione. Allora, questa cassa di questo signore qui aveva, come ho detto, 800 milioni. Quando l'hanno tolto, TG1 delle 8, senza che nessuno gli dicesse niente, per carità, sempre il governo di solidarietà nazionale, TG1 e KPC l'hanno fatto fuori, e hanno nominato un fanfaneano perché il PC chiedeva di cambiare. A un certo punto lui dice che lui era l'unico caso al mondo di attuazione con successo del dogma della pianificazione comunista, ma a vantaggio dei potentati dei cristiani, quindi per forza cassa. Comunque i 300 diventavano 10.000 dipendenti. Cioè, sulla cassa nacque la FIME, l'Insud, la FINAM, la Gensud che le veniva tutte. Cioè, non si fecero più opere, zero opere, e si fecero 10.000 assunzioni. Quindi questo era la cassa. Questo che poi arriva Maastricht, non si può fare più niente. Però noi siamo bravi, facciamo le regioni. Perché tu lì, diciamo, vedete quando questo è un capitolo ancora una perdita. L'indebitamento dei derivati della finanza pubblica locale è una cosa che ce l'ha pure gli Stati Uniti, perché il debito pubblico che parla loro è il debito pubblico federale, ma se vai a vedere i debiti degli stati cresce ancora, non è che... però di sicuro noi abbiamo, diciamo, per anni, chi più chi meno, anche questo bisogna distinguere da città a città, da
comune comune, da regione, dentro le regioni, a Avellino non è Napoli, è una regione che conosco, non so se posso dire, cioè sono situazioni differenti, nord e sud, però complessivamente questo vizio che avevamo noi di trovare qualcuno che ci pagasse il nostro reddito e il nostro consumo e ci facesse vivere bene, lo abbiamo preservato con cura. Poi, a un certo punto, io qui ho scritto, qui è il senso, diciamo, del finale, del perché alla fine mi sono convinto che era utile mettere insieme questi memorandi, elaborarli, distinguerli, cioè quello che era, diciamo, il luogo della politica, la buona e la cattiva politica, ma anche per avere un minimo di speranza. Cioè, io perché mi devo rassegnare l'idea che gli italiani e l'Italia di oggi siano gli spaghetti al caviale di Musi, 180 euro da Rosetta al Pantheon a Roma pagati da noi? Rossetti era un italiano, mangiava in una trattoria a Bologna, 300 lire pagava di tasca sua, andava in convento. Cioè non è che proprio la nostra storia deve essere per forza ridotta solo a quello che abbiamo visto, diciamo, negli ultimi giorni, senza nascondercelo, ricordando questi vizi in modo impietoso, perché da qui possiamo partire. Però dobbiamo sapere che siamo stati anche dell'altro, ed è forse anche il motivo per cui il sistema non è esposto del tutto, perché abbiamo sempre una capacità di reagire, perché poi dentro questo paese c'è, per esempio, l'imprenditore di lasciare perdere tutte le grandi imprese, non ci sono più tra l'altro, quindi sono già state condannate dalla storia. Ma tutto questo tessuto di medie imprese italiane è una cosa eroica. Ma quale impresa può, come dire, conquistare e seguire il mondo pagando le tasse che paga, i contributi che paga, avendo i servizi che l'Italia, che il sistema paese riesce a garantire, ciò nonostante passano da un paese all'altro, cioè inseguono il mondo e conquistano nuove fette di mercato. Allora, voglio dire, perché mi sono permesso di guardare a questi giorni terribili con gli occhi di volte al passato? Perché oggi mancano i bambini, è vero. Però le macerie da cui dobbiamo risollevarci sono altrettanto concrete e richiedono la stessa forza e determinazione del passato. Le nuove macerie, io quando feci quel titolo, sono citato Armando Fate Presto, allora voglio chiarire quel titolo, che era ovviamente inusuale, perché rimarrà, penso, nella storia di questo giornale, forse anche dell'animo italiano, era un titolo di guerra, ma era un titolo non politico, un titolo che esprimeva oggettivamente il rigore sovietico. Ovviamente non dirò con chi ho parlato, ma posso dire con serenità che le massime istituzioni che ho sentito, finanziarie, mi avevano detto con chiarezza una cosa che è sfuggita a tutti, tutti anche oggi continuano a fare il confronto tra lo spread di allora e lo spread di oggi. Ora, in questo momento, oggi, la giornata favorevolissima, lo spread è a 310, i bot sono tornati, botta un anno sotto l'1%, i titoli a 10 anni erano arrivati al 7,20, 7,45, sono a 4,6, 4,5, cioè quasi, addirittura oggi saremmo proprio quasi al pre-crisi, cioè quasi al tasso vero. Quindi io potrei dire, ho fatto Fate Presto, sono contento, ma io perché feci quel titolo Fate Presto? Non per questo confronto con lo spread. In quei giorni, la cosa che mi fu segnalata autorevolissimamente, perché se non lo diciamo a lei, a chi lo diciamo? Dice, tutti guardavano lo spread, era arrivato a 575 punti, ma nessuno guardava i tassi e i rendimenti dei titoli. Noi avevamo titoli a 10 anni che erano a 7,45, quindi un tasso troppo elevato, sostenibile per una certa stagione, ma non all'infinito. Ma è il bot da un anno e i titoli pubblici a 3 anni, cioè alle scadenze a breve, per essere collocati, venivano collocati a un tasso superiore a quello altissimo dei titoli a 10 anni. E sul secondario venivano scambiati all'8%, al 9%, al 10%. Sapete cosa significa questo? Che si è realizzata l'inversione della curva dei rendimenti. E quando avviene l'inversione della curva dei rendimenti? Quando i mercati, a torto o a ragione, in questo caso a torto ma non cambiava niente, scommettono sull'insolvenza di un paese. Cioè i mercati del mondo erano convinti che l'Italia era una nuova Grecia, che l'asta successiva non sarebbe stata sottoscritta, per cui il rischio di un paese diventa come il rischio Argentina, come un rischio così elevato che tu, paese, per collocare i titoli a brevissimo termine devi pagare di più di quanto paghi per collocare i titoli a 10 anni,
Ma dico, quando lo devo fare se lo fate presto? Cioè, era in corso la terza guerra mondiale e non l'avevo persa. Non avevo il problema di chiedere di dire Berlusconi, perché quelle, pur riconoscendo una serie di cose che tra le tante negative positive aveva fatto, l'avevamo già chiesto un mese prima, l'avevamo chiesto prima di Tremonti, non è un problema. Il problema era di dire, attenzione, noi non abbiamo tanti giorni per continuare a scherzare e ridere, cioè il Paese ha bisogno di una forza politica, di tutte le forze politiche in un governo tecnico, che si impegnino però su persone stimate, capaci di parlare la lingua dei mercati e degli stati per recuperare quel minimo di credibilità che permette all'Italia di non essere la nuova Grecia. Cioè è un discorso, diciamo, che io credo che attiene alla responsabilità di un giornale istituzione come il Sole 24 Ore. Non è che a caso il giornale diventa il più grande economico d'Europa, o avanti si inventa più brutto culturale italiano, di questo se ne potrebbe parlare, perché c'è una tradizione, ho pensato di ispirarmi a quella tradizione e mi sono preso questa responsabilità. Devo dire che il titolo l'ho fatto, ho ricevuto questa telefonata in albergo di Cinatana dove dormo, nel salire sull'ascensore, nell'ascensore del Monterosi mi è venuto in mente Pertini, è il titolo del mattino quando ero ragazzo, perché Pertini fu il terremoto di Pina, migliaia di morti e nessuno riusciva ad arrivare in Pina per quelli dei morti. Con l'elicottero arrivò Pertini e mi ricordavo queste due parole che avevano ispirato quel titolo di Pertini che diceva fate presto, occupiamoci dei morti ma pensiamo anche ai vivi, perché dicevano quasi non ci arrivano i morti, aumentano. E nella mia, sempre salendo in ascensore, mi sono convinto che le nuove macerie, ora vedo che il presidente Monti parla di guerra mondiale, tutti parlano di guerra mondiale, ma all'epoca l'avevamo scritto solo noi, e che le nuove macerie erano il lavoro degli italiani e il risparmio che era totalmente a rischio. Guardate, il lavoro, tutti si occupano dei giovani, hanno ragione, questa riforma della Fornero avanzata di lavoro risparmiato, perché veramente già nella tragedia in cui siamo metterci pure queste nuove rigidità e portate a terra è una cosa profonda, ma comunque c'è un'emergenza vera che riguarda i giovani, vera, perché non c'è più una prospettiva di una volta, sono cambiati, non c'è, ci sono meno opportunità di lavoro. Ma pensate che cosa è, non lo leggerò con un patto di pudore, ma il dramma che vive persone di 45 anni, 50 anni, ed è un dramma diffusissimo, soprattutto nel centro, di persone che si trovano ad aver avuto una prospettiva di lavoro, una famiglia, una vita, un lavoro nel quale credevano, nel quale si esprimevano, e si trovano dalla sera alla mattina non solo senza il lavoro, quindi sapendo che cos'è il lavoro, non avendolo più, non giovane, che ancora non aveva vista quella condizione, ma che sanno che non lo trovano questo lavoro. Sanno di avere un patrimonio di sapere, di competenza, che non vale niente. Che non sono macerie queste. Se io ho dei soldi, avevo degli investimenti, qualunque investimento io ho avuto io, se non fosse il conto corrente, azionario, obbligazionario, anche nel mondo più equilibrato, la terza guerra mondiale mi ha fatto perdere il 20%, 30%, 40%, cioè sono macerie, sono spariti questi miei investimenti. Questo, non ci sono le bombe, ma ci sono ancora macerie. Ed è il motivo per cui io spero, continuo a sperare, che come nel dopoguerra, diciamo, la paura ci deve essere, non è una caduta proprio tanta, che c'è stato proprio quello che io chiamo veramente l'effetto guerra, che coincide proprio con Monti, che il Salva Italia con quel limo che è una patrimoniale, una vera patrimoniale, non ti rigoni, no, perché sì, certo, non colpisce quei tre in maniera diretta, quei tre grandissimi patrimoni che hanno 1.000 case in un fondo, 1.000 appartamenti, ma tutti quelli che hanno 100 appartamenti pagano l'ira di Dio rispetto a chi ha la prima casa, no? Quindi è una patrimoniale perché è selettiva. Diciamo la consistenza è notevole, non è uno, quello ha avuto proprio un effetto guerra, cioè è come io l'ho visto in giornali, cioè tu se vai dagli edicolanti vedi da gennaio a febbraio a un certo punto sparisce l'acquisto. Noi abbiamo aumentato i ricavi fusionali, siamo in qualche modo siamo oggettivamente un'eccezione. Io parlo solo di ricavi fusionali perché non ne posso più delle copie in Italia, non fa chiaro, cioè, quanto hai incassato? Cioè, no, le copie non le regala, non le distribuisce, non le offre. Ogni giorno hanno sempre copie in più. E tu hai venduto questo, cioè quanto hai incassato? Ecco, dimmi la cifra, è più o meno dell'anno scorso.
Quindi così finisce la storia, si capisce se uno ha guadagnato per davvero o non ha guadagnato, perché sennò capisce insomma il bluff diventa totale. Però l'effetto c'è stato, perché se io ho difficoltà a comprare un biscotto di qualità per mio figlio, cui tengo, mio figlio ci tengo, voglio un biscotto buono, io a un certo punto rinuncio al giornale, tutto, tutto trovo sul sito in qualunque momento, perché devo rinunciare al biscotto. Per parlare di un barino, sono da Parma, che mi ha colpito da morire, che all'Unione Industriale di Parma, quando passa il terremoto, con tutto il resto, il Presidente d'Italia diceva noi siamo una provincia, forse l'unica, che ha già raggiunto i livelli precisi del 2020. Come l'hanno fatto questo miracolo? Inseguendo il mondo. Cioè tutta la crescita è una crescita che è avvenuta sui mercati del mondo che crescono. Cioè la domanda interna è crollata, varia, ecco, per questo volevo citare. Lui cresce con il mercato, ma sul mercato interno la pasta varia, non si vende perché costa di più. Quindi la gente va a comprare la pasta al discount, la pasta che risparmia. Cioè ci sono dei segnali che non è proprio come il pane razionato di mio padre, ma è un qualcosa che ci può portare a riflettere in profondità su noi stessi, no? E a chiederci ma chi siamo e dove vogliamo andare. Il nostro modello può continuare ad essere un certo modello? Ripeto, e ancora una volta ci deve rivedere che non vorrei che venisse trattato come un discorso politico, perché non è politico, è un discorso forse civile, ma soprattutto è un discorso che vuole, che prova a parlare alla pancia del paese. Cioè noi gli errori li facciamo tutti, mi dato qui, che abbiamo parlato di una persona che appartiene a me, che appartiene agli altri, però è arrivato un momento in cui ci rendiamo conto che paghiamo colpe che non sono nemmeno tutte nostre, perché come vi ho detto prima la crisi finanziaria globale è frutto degli eccessi della finanza speculativa dove noi per fortuna non primeggiamo. Però è anche vero che noi ci troviamo in una situazione di debolezza diminuita, anche comunque rispetto al fate questo mio. Il secondo paese era l'Italia, adesso il secondo paese è diventata la Spagna. Se andate a vedere i tassi di oggi vedete che la Spagna non è uscita dal gruppo, noi abbiamo dei tassi, almeno diciamo quando dobbiamo collocare i nostri titoli pubblici, cioè il mondo, i mercati sono convinti che non pagheremo i nostri creditori. Cioè, quindi che vuol dire che abbiamo, che è stata restituita credibilità all'Italia, al titolo Italia, però per restituire questa credibilità abbiamo dovuto fare di colpo tutto quello che ci eravamo rifiutati di fare prima. Se volete vi racconto l'ultimo aneddoto, anche questo di vita vissuta, reale. Un po' di anni fa, poi concludiamo, non so quanto parlare, un po' di anni fa andai a Francoforte per lavoro e mi ricordo, adesso mio padre è morto 59 anni, l'ho perso presto, ma mia madre, che è durata di due, anche se ora non c'è, diciamo, guarda, lì c'è un amico di papà che chiede il numero di telefono, che fa il chirurgo, era un compagno di scuola, fa il chirurgo a Francoforte. Insomma, lo recupero, vado a casa di questa persona, arrivo tardissimo, moglie Sigrid, tedesca, insomma, onestamente con una roba un po' delicata, comunque cenai, insomma, non so, mi fecero mangiare qualcosa insieme a lui, la moglie era una professoressa universitaria. Mi pare della, non mi ricordo, insegnato, comunque in ogni caso. Io a un certo punto con questa mentalità, non so se italiana, meridionale, fate un po' voi, comunque dando per scontato con un primario chirurgo, una moglie allo stesso università avesse una casa di proprietà, gli chiedo ma quanto costa una casa così a Francoforte? E lui mi dice guarda, preciso non lo so, perché in realtà ci ho provato, poi è cresciuto il prezzo, ma io non siamo stati capaci, non avevamo le risorse per comprarla. Ma siccome io vedo qualcuno impiegato pubblico, parlo di Roma, non di Milano, dice che la casa a Roma c'è, la seconda è a Fregene, qualcuno dice vendo Fregene, ma andava a Gentario, la cosa mi guardava. allora gli ho detto, ma com'è che c'è questa difficoltà? Dice, guarda, farti capire, ti spiego questo, cioè io, siamo molto prima della riforma, molto, io personalmente veramente non so quanti contributi ho dato all'Inps, non se ne danno più a niente, perché passiamo dal retributivo alle pensioni al contributivo. Ma in Germania questo contributivo c'è già, tant'è che c'è già da sempre, per cui lui dice che non andare in pensione con 38%, cioè proprio dimezzare il mio reddito, io sto pagando questa polizza molto alta che mi permette di andare in pensione con 62%, non con 90%, perché voi sapete che in Italia sono 40 anni che prima andare in pensione tutti i colonnelli diventano generali, tutti i vice direttori generali diventano direttori generali, cioè
sempre il debito pubblico, sempre il pantalone, tanto c'è qualcuno che risolve, e invece questo non paga quei soldi loro, no? Però lui, per arrivare non all'80, al 90, le cose, diciamo, ma al 62%, 64% di quello che pagava, dice, devo pagare una rata, questa polizza integrativa, che pari a 3 volte la rata di mutuo che paga un fratello medico per la casa a Pompino, a Napoli. Aspetta, mi riferita. Poi c'è l'addizionale IRPEF. Che cos'è l'addizionale IRPEF? Non abbiamo l'addizionale, no? 7%. Cioè, no, è questo prelievo alla fonte che noi abbiamo per finanziare la rinascita dell'est. Vedete che tra me e mia moglie è 14-15%. Sapete per quanto tempo hanno pagato questa cifra? 20 anni. Cioè, vedetevi conto, cioè, voglio dire, io quando ancora mi occupavo studiando di questi fenomeni, adesso purtroppo prima di entrare in messaggio professore non ho avuto più il tempo di, che mi piaceva occuparmi di questi temi del mezzogiorno, io feci un primo calcolo sommario, veniva fuori che in 50 anni l'intervento straordinario in Italia, che vuol dire quindi intervento pubblico a favore delle regioni meridionali, non intervento privato del nord a favore del sud debole, cioè intervento pubblico, era pari a un 50esimo di quanto in 10 anni, non in 50, la Germania Ovest, con i soldi dei privati cittadini tedeschi del mondo occidentale, aveva trasferito una effettiva solidarietà ai cittadini della Germania dell'Est. Io dico solo, pensate per un attimo, che cosa poteva succedere in Italia se tu andavi da un primario di Biella e dicevi, guarda, di questi 5-6 milioni, un milioncino non lo dai per la giocabile, ogni mese per tentarmi. Ogni mese per tentarmi. Forse succedeva qualcosa, no? Allora, però cosa è successo? Che adesso la Germania dell'Est, vedete che molti dei soldi sud li ha anche sprecati, se no si equivoca, però è anche vero che erano somme esigue e che non c'è stato mai un vero investimento in conto capitale su questo giorno. Aspettando quella prima stagione del taglio d'oro della prima cassa. Basta vedere le infrastrutture, perché dice, ma anche al nord è stato fatto poco, d'accordo, però a un certo punto riesco dall'Italia, arrivo a Francoforte e mi collego al mondo, ma la Reggio Calabria arriva a Francoforte, è lunga, è una volta era Roma, all'inaugurazione di una cosa del ministro, mi ricordo Rulandi, dice l'inaugurazione di forum della pubblica amministrazione, penso che era, non so se era il direttore del messaggero o il direttore del solo, non lo ricordo più. Comunque mi ricordo perfettamente che questo aprì una lavagna, eccetera, eccetera. Mi dissero questi fondi pubblici, fondi europei, eccetera, eccetera, alla fine nel 2014, 2018, eccetera, eccetera, com'è che disse? Collegheremo Palermo a Berlino. Quindi io dissi, guarda, si è inaugurata la Palermo Messina, già, noi siamo molto contenti perché sono 40 anni che si aspetta che si inauguri, che ce l'aveva fatto, che il padre della Messina dice, quello direbbe, vabbè, quello che direbbe, per dire com'è la situazione. Quindi, allora, cosa vuol dire questo libro veramente? Concludo, non so se è perdita. Quando dico i bombardamenti, voglio dire che oggi in tutte le famiglie italiane, al centro sud più che al nord, ma adesso anche molto al nord, c'è una prima questione civile fortissima che riguarda i giovani, questa unifica l'Italia, perché per l'egoismo di prima, se prima Napoli e Palermo erano periferie, ora Roma e Milano sono periferie tanto forti. Noi ci siamo, noi abbiamo annunciato la nostra forza. I giovani sono tanti che sono fuori dall'Italia. Io sono cognato che insieme a Barcellona e a Boston fa fisica all'università, avanti e indietro, e lui come tutti gli altri si irrita quando tu gli dici fuga del cervello, noi non siamo scappati, noi siamo andati dove stavamo meglio. Quindi è colpa nostra di non aver messo questi giovani in condizione di stare meglio in Italia. Però la situazione è una situazione che avevamo perso una guerra, quindi noi adesso paghiamo i danni di guerra, ma non siamo stati proprio travolti, cioè siamo riusciti all'ultimo secondo a guadagnare un po' di respiro. Però da questo cammino usciamo con una politica certamente diversa, però usciamo soprattutto se noi tutti saremo. Questo è il problema italiano, perché l'Italia diventò paese agricolo
il secondo governo è una grande economia industriale, perché c'era De Gasperi, perché c'era Vittorio, anche perché c'era mio padre, e tanti padri come mio padre, gente che faceva i sacrifici per studiare la notte e che si impegnava dalla sera alla mattina. Questa politica che tanto condanniamo l'abbiamo votata. Attenzione, attenzione. Tutta questa discussione tra buona politica, ma guardate che è ridicola. Tanta politica diventa politica, perché non c'è, non esiste una città che non sia amministrata, un paese che non sia governato. E chi amministra o governa è classe politica. Cioè questo scaricabarile, questo giochetto permanente della scorciatoia, senza pensare che dal debito pubblico è entrato qualcosa in tutte le case. Ovviamente ci sono tassi di responsabilità molto differenti, non scherziamo proprio, ci sono famiglie per bene, su questo non si discute, però diciamo, l'entità della montagna da scalare, la gravità del problema da affrontare, non lo si risolve in 8-10 anni, ci vogliono almeno 10 anni, e per ripartire per 10 anni ci vuole quel tessuto civile e sociale che fu alla base di quella rinascita. Non so se è possibile, mica sto dicendo che è una cosa facile, che è molto più complicata di prima, si è alterata la scala dei valori, falla spiegare bene a mio figlio, ci dice bene, ogni giorno, ma non è la stessa cosa di quando il padre la spiegava a me, io ero una famiglia discreta, non eravamo una buona famiglia, media borghesia normale, però non c'aveva quella cosa che c'è lui adesso, perché oggettivamente sta meglio, però secondo me questo è il terreno su cui ci dobbiamo impegnare, perché se riusciamo a recuperare una scala di valori dentro di noi saremo anche più severi e esigenti nei confronti degli altri, sapremo scegliere meglio, e secondo me ci potrà aiutare questa risorsa giovanile che abbiamo, grande. Io mi arrabbio da morire quando vedo tutti questi giovani non vanno detti, non solo in fuga loro, ma per me sì. Com'è possibile che tu vai al centro di ricerca di Ginevra e i numeri di uno sono italiani, vai nelle banche da fare tutto il mondo, i numeri di uno sono italiani. Ma scusate, cosa abbiamo fatto? Non esiste un discorso nazionalista, però esiste il discorso di attrarre noi dei cervelli, italiano o non italiano, cioè esiste un discorso, guardate, per concludere, concludo per davvero. Sapete che ogni tanto un giovane italiano vince un premio importante, alcuni vincono anche il Nobel, ma la ricerca per cui vince il premio internazionale, quel Nobel non l'ha mai fatta in Italia. L'ultimo italiano che ha vinto un premio Nobel con una ricerca che è un prodotto intanto studiato in Italia da Giulio Natta era un milanese, inventò il polipo pilene isolattico, cioè le vaschette di plastica all'amoplete, guardate Gino Bramieri, su quella invenzione, quel polipo pilene, la Montreal ci ha campato per 3 decenni, ha avuto royalty da tutto il mondo e ha cambiato l'Italia, perché le macchine avevano i paraurti in plastica, no? E ovunque arrivò la plastica. Quindi cosa vuol dire? Quando un paese decide di scommettere su se stesso, quando la grande impresa o la media impresa italiana, che è l'unica grande impresa che ci è rimasta, la mettiamo in condizioni di, come dire, di collegarsi all'università, di collegarsi alle nuove leve che ci sono, che ancora studiano, che sono bravi in Italia, possono tornare a inventarsi un nuovo polipo pilene. E io credo che noi dobbiamo partire da quegli esempi e recuperare quello spirito. Grazie. Penso che possiamo soltanto così applaudire il nostro governo napoletano per questa disamina che ha toccato un po' tutti gli aspetti, arrivato anche alla situazione economica mondiale, portando sempre come esempio l'Italia. Io devo soltanto aggiungere una cosa, poi non so se lui stesso vuole aggiungerla. Il Sole 24 Ore da domenica, quel supplemento culturale raddoppia. Che cosa vuol dire? Non lo so. Un sito italiano nel citare questa nostra conferenza dice forse Roberto Napoletano dirà qualcosa a Mendrisio di questo raddoppio, poi ne parleranno ovviamente anche. Però una piccolissima cosa, che cosa succede domenica, direttore? Sì, no, lo dico soltanto per dirvi una cosa che non vi ho raccontato, ma Armando che ha citato varie volte in questo promemoria italiano, è alla base del manifesto della cultura del Sole 24 Ore, perché un giorno lo incontro e comincia a dire questi non capiscono niente, tu devi renderti conto che questa
c'è solo il patrimonio artistico di Firenze, tu quanto patrimonio artistico di tutta la Spagna, il vero capitale italiano è questo, che è vero, il motivo, se ci pensate bene, perché il primo prodotto poi italiano nasce in un giornale economico, perché la cultura, che è forza dello spirito, no? La produzione, diciamo, del talento, del genere, della creatività, però in Italia è qualcosa di più. Per me, diciamo, la cultura, per il solito, per la domenica, la cultura è certamente il patrimonio museale, il patrimonio artistico, il patrimonio storico, letterario, cioè, ma è anche la ricerca, è anche la filosofia, la scienza, l'università. Quando nacque il primo Stato italiano, uscì Roma dallo Stato Pontificio, erano tutti preoccupati, no? E allora anche uno come Sella, che passò come, diciamo, come un grande tagliatore, cioè, addirittura mise la tassa sul macinato, eccetera, però raddoppiò, diciamo, le classi dell'Accademia dei Licei, e non le fece solo di ingegneria, di idraulica, ma le fece di scienze morali, di filosofia, perché diceva Roma ha una missione cosmopolita. Quando a Bruxelles volevano togliere la lingua italiana, la torso, sostituita col polacco, così ci impegniamo, non so se il polacco sono come noi, il polacco stanno crescendo a dei ritmi pazzeschi come noi dopo guerra, come i cinesi che vogliono però prodotto italiano, nulla dobbiamo andare, perché i cinesi sono cambiati, le famiglie sono cambiate, le donne cinesi vogliono i tacchi a spillo, che li sappiamo fare sono noi, andiamoci in Cina, non so se svegliamoci. Allora, quando questa, diciamo, questo valore della cultura è il grande capitale dimenticato, e noi facciamo un manifesto per dire che la cultura non deve essere un patrimonio di Istanbul, come siamo ormai, deve essere come la coerenza milanese di De Gasperi, come fu nei primi 15 anni, la priorità della politica economica del paese, la nuova priorità per l'Italia è questa. Abbiamo fatto quindi il manifesto della cultura, abbiamo avuto una visione pazzesca da tutti i campanili d'Italia, perché la cultura è in tutti i vicoli del nostro paese, cioè non è che la cultura è solo Uffizi o Colosseo o quello che vuoi. Se tu vai in questi piccoli centri dell'Umbria, o in ogni chiesa dell'Umbria, della Toscana, ti racconta pezzi di storia. Guardate che voi non vedete come vedete il film di Alberto Sordi, che c'è un sindaco per un giorno che arriva in Romania, trova tutti gli scavi romani, come che disse, i coglioni, dice, cioè, perché veramente era, dice, queste sono dei passaggi, ma in provincia uguale. Guardate, mi ricordo l'unica volta, vi ricordo questo non fai conoscere, perché mia moglie aveva fatto un viaggio per andare a Matera, mia moglie è costata in questo, ma cioè, ha prenotato tutto, ma a un certo punto lì in provincia non ha prenotato, dice, ma vediamo, passiamo, cioè, adesso si trovava, salivi pure con le stelle, 4, 5, 6, super lusso, tutto pieno, piena crisi, dico, ma non è possibile. E ogni albergo ti diceva competete desolé, era sempre completo, sempre desolato, ma non avevo un letto dove dormire. A un certo punto a uno gli ho detto, ma è arrivato a mezzanotte, stavo nel cos'è, ma cosa ci avete questo posto anima, questo albergo che è proprio tutto pieno con queste cose? E lui disse, abbiamo il Colosseo che ci anima anche a Roma, devi pagare 30 euro per 38 euro di 100 milioni a Roma. Capite? Cioè questo è il senso da cui è nato il manifesto della cultura, perché il primo step è stato il manifesto della cultura. Poi questa grande visione generale, diffusa, poi abbiamo fatto gli stati generali della cultura. Ed è la prima volta che ho dovuto fare il gladiatore, perché l'abbiamo fatto all'Eliseo a Roma, con il Presidente della Repubblica, tanti mesi su YouTube c'è tutto. Siccome ho aperto le porte a tutti, e allora e c'erano tanti di quegli iscritti di ogni genere, per cui c'era tutto il teatro pieno, i parchi pieni, e abbiamo occupato anche il piccolo Eliseo, i parchi di accetto, ogni volta che parlava Ornani, non parlavamo profumo, un fischi, urla di tutto, succedeva tutto, quindi veramente fare il gladiatore, poi è stato bravissimo Napolitano, lì abbiamo presentato l'Indice 24 della cultura, dove abbiamo dato una spiegazione tecnica, più possibile tecnico-scientifica, alla caduta dell'industria culturale italiana, ed è semplicissimo. Se tu vai, metti insieme banca dati, Google, Arlo, vai all'inizio del Novecento, vai adesso, ti accorgi che l'Italia, la sua riconoscibilità del mondo, che io ho chiamato l'indice di esportazione, cioè l'indice di 48, ha avuto un tracollo, cioè beni artistici, museali,
patrimonio architettonico 600% in meno, l'architettura, ho sbagliato, 30% in meno. Comunque contemporaneamente se vai a vedere il design ha avuto un andamento, ha perso, ma ha tenuto un po', la moda si è ridotta, il cibo è andato bene, cioè tutto ciò che vive del marchio culturale, cioè, perché il mangiare italiano funziona, il cibo italiano, perché dietro c'è questa lingua della cultura, cioè il mondo ammira la cultura italiana, l'opera che ha fatto l'Italia, dietro la made in Italy della moda c'è la storia di questo paese che è riconosciuta nel mondo, e così è anche per il designer. Allora se noi abbiamo fatto crollare questo patrimonio, cosa possiamo fare? Riportiamo, finanziamo a costo zero con le banche che non perdono soldi perché sono imprese che guadagnano. Se tu fai il Raffaello, fai gli Uffizi, lo fai vedere nel mondo, quindi non solo ti pagano, tu guadagni, ma verranno di più a visitare l'Italia. Quindi visto che i soldi non ce l'abbiamo, tu tagli la cultura, dai un euro e ne hai tre, ok, ma l'euro non c'è e non arriva. Quindi nel frattempo cerchiamo almeno di fare questo. Allora, questi sono gli step del nostro periodo culturale. Adesso sono arrivati i 30 anni del Domenicale e abbiamo deciso di raddoppiare, per cui la domenica prossima ci sarà, oltre alla Domenica del Sole, che è uguale identica, la Domenica da collezione. Perché una delle cose che ci chiedevano tutti sempre e di avere più spazio per la bibliofilia, più spazio per l'arte, ma più spazio anche per il cibo, anche per il viaggio d'autore, perché io voglio sapere quanto vale un'opera, dove la posso comprare, ma voglio anche avere il ristoro degli occhi, per cui anche il cosiddetto tempo liberato, che cos'è? È un tempo liberato per scegliere l'opera che mi piace andare a vedere, la mostra che voglio andare a vedere, il cibo di qualità che voglio consumare, a cui voglio dedicare un weekend. Quindi non a caso abbiamo spostato Tempo Liberato, che era l'ultima pagina della Domenica del Sole, nel primo numero 30 anni fa, nelle ultime due pagine, perché il mondo si vuole, nella nuova Domenica della collezione. In questo modo pensiamo di fare un controtendenza, un investimento cartaceo sulla cultura, che non fa nessuno, per consolidare questo rapporto con i nostri lettori, ma soprattutto per fare vivere la cultura, per far capire quanto vale la cultura, quanto ti può dare in termini, come dire, di ristoro dell'animo, ma anche quanto ti può dare come industria creativa, come industria della cultura, quindi come prospettiva seria di lavoro per i nostri giovani e come moltiplicatore di capitale, perché la cultura, come dice Armando, non è un costo, un investimento non è un problema, è un'opportunità, e quindi può essere una grande occasione per far nascere in Italia un'industria creativa, perché gli italiani, cioè, non vogliono nessuno più lì a vivere a Milano, questo è il concetto. Noi dobbiamo ricostruire questo sistema, di più le novità non finiscono qui, perché noi domenica, sulla Domenica del Sole, oltre ad annunciare, a offrire questa domenica la collezione, annunciamo che il mercoledì, quindi sarà un altro giorno, pubblicheremo 30 pagine storiche anastatiche che ripercorrono 30 copertine importanti della Domenica del Sole degli ultimi 30 anni. Quindi riprodurremo questa copia anastatica d'autore con firme d'autore del giornale. Svolto che è la copia originale, un altro risvolto che sono dei film, potrebbe essere una di queste pagine, che penso che abbiano contribuito in modo significativo alla storia culturale di questo paese, e in più il mercoledì faremo l'anteprima della domenica. Cos'è l'anteprima della domenica? Due pagine che si uniscono a commenti inchiesti, in cui ci permettiamo di indicare al lettore la mostra del suo weekend, il libro del suo weekend e anche alcune altre piccole curiosità che chi ci comprerà anche il mercoledì potrà gustare direttamente. Quindi questo è il senso dell'operazione che stiamo facendo. Grazie. Allora, io penso che meriti un applauso particolare per il raddoppio. Io mi scuso con il sindaco, abbiamo occupato il
consiglio comunale, il nostro compito non è quello di questa sera di essere educati, ma di ottenere l'usucapione per la cittadinanza, quindi è un atto di guerra che lo sindaco ha fatto in territorio. Volevo ringraziare un po' tutti voi. In margine soltanto a questo incontro vorrei ringraziare, oltre il sindaco, oltre voi tutti, e anche l'amico Paolo Metter, che ovviamente con il centro di Maliduzzi Polizia del Mondo ospita queste iniziative e ovviamente ha questa attenzione alla cultura. Quando si parlava di attenzione alla cultura e lo faceva Roberto Napoletano con la sua capacità e esposto queste cose, io mi stavo chiedendo quanto vale la Primavera di Botticelli. Penso che tutti ce lo siamo chiesti una volta, quanto vale il Teatro Leonardo? Io direi che se si potesse svendere a un oligarca russo la Primavera di Botticelli, non meno di 1 miliardo di euro. Pensate che una volta ero a casa del professor Pedretti, il massimo esperto di Leonardo al mondo, ricevette una telefonata, lui passa 3 mesi a Lamporecchio vicino a Vinci, e ricevette una telefonata da un, diciamo così, da un intermediario di Londra che diceva: c'è un importante industriale russo che vorrebbe a tutti i costi avere un Leonardo. E Pedretti rispose: purtroppo non ci sono Leonardo in vendita. Ma qualcosa chiesta dalla scuola, sono tutti falsi. Tutto il Leonardo disponibile è stato rastrellato dai cinesi, da Bill Gates, è nelle collezioni della regina d'Inghilterra, è nei musei, è stato rubato da Napoleone e all'Ambrosiana, ma non c'è in giro nulla. Lo ingannerei se dicessi che c'è un Leonardo. Non ci sono problemi di cifre, veda se ce n'è uno. Dice: provate a chiedere l'arbitraggio, ci sono 2 Leonardo, se ne vendono uno. Ecco, lui ha visto l'arbitraggio e ne voleva uno. Quindi l'Italia ha questo patrimonio, ha il più grande patrimonio al mondo d'arte, ma non se ne accorge. Infatti una volta provocatoriamente io dissi che occorreva prendere il Corano di Pompei e spostarla qui nel Canton Ticino. Avremmo le prime diciamo frecce di indicazione già a Firenze, dicendo: per il Corano di Pompei attraversate il confine del Corano, perché avremmo magari una situazione di 24 ore al giorno, finalmente potremmo vederle, non crollerebbero i muri e tutto il mondo le conoscerebbe. Tenete presente che oggi la situazione è talmente grave che Pompei chiude alle 6:30 di sera, perché poi viene invasa dai cani randagi. Io sono stato premiato per una cosa da Paolucci a Pompei, per quelle varie cose che premiano, però il premio ricevuto alle 6 di sera e poi si è dovuto scappare perché l'invasione dei cani randagi non riescono a controllarla. L'Italia, il grande malato, questa sera l'abbiamo sentita, e mi raccomando, questo promemoria italiano di Roberto Napoletano, che è una persona che combatte anche per la nostra cultura, che è anche la vostra, e la nostra e la vostra cultura, che parlano la stessa lingua, forse hanno qualche speranza se qualcuno continua a combattere. Grazie.